Stamattina l'ennesimo scempio all'ospedale Capilubi. Sono le ore 10:15 e la dialisi non si fa perché in dialisi non ci sono gli infermieri. Questo è l'ennesimo scempio che si compie, una vergogna. Oggi è arrivato il direttore sanitario, dottor Papaccioli, per la prima volta dopo 3 settimane in cui la direzione sanitaria è stata completamente chiusa al pubblico. Questa è una situazione che noi non possiamo tollerare più. Devono essere presi dei provvedimenti seri e bisogna che tutti gli organi competenti si prendano l'interesse e la briga di venire a risolvere questi problemi, perché noi non possiamo andare avanti più in questo modo. Noi staremo qui stamattina fin quando la dialisi non verrà messa in funzione. Ma c'è andato l'appuntamento stamattina alle 9:30 di fare la dialisi, non ci sono infermieri. Come è possibile? Cioè, voi siete venuti su appuntamento stamattina per la signora? Sì. Siete venuti apposta e non ci sono gli infermieri. Quindi la signora non può essere dializzata. No, ma anche è grave, che non lo sappiamo se la può fare la dialisi. Oppure no. La dialisi non è uno scherzo, è una terapia estremamente seria. Già l'impatto psicologico di un paziente di dover subire una terapia del genere è veramente straziante. Farla vivere poi in queste condizioni ogni giorno che non sa che fine deve fare è veramente intollerabile. Avevamo chiesto un appuntamento questa mattina proprio al direttore Papaccioli e l'abbiamo preso, insomma, che entrava e usciva velocemente. Sappiamo che c'è stata la polizia, è arrivata la polizia questa mattina. Per dovere di cronaca e per diritto dei cittadini vogliamo sapere che sta succedendo. In tutto questo processo con il sindaco di Anagafe che ci hanno dato che loro, anche Papaccioli. Voi chiamerete qua, non c'è nessuno, non ci sta la... È dalle 9:30 che siete qui? Sì. Ho detto, buttate in carta ieri, mi dice che 9:30 stiamo qua, tu in 9:30 hai fatto qua, l'infermiere di tutto... Ma questa non è responsabilità dell'infermiere. Il problema è che un ospedale deve funzionare anche con la reperibilità, che se uno all'ultimo momento non si sente bene, deve essere sostituito. Cioè c'è i certificati medici sulla tavola e se ne fottono, perché fino a quando non succede questo non fanno la sostituzione. E questo è il problema, ma all'interno dell'ospedale... Ma se succede che cosa mia madre, che succede? Sono cacchi vostri, il guaio è di chi l'ha passato in questo momento. Non c'è prezzo per pagare la salute quando succedono gli incidenti.